Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in Casa Peretti. Fatemi ringraziare Fabrizio che è riuscito a montare oggi pomeriggio un video bellissimo alle nostre spalle, un ricordo, un grande ricordo di Lady Di. 348 80 40 254, sono in diretta, voi siete pronti a mandarmi i vostri messaggi con le vostre richieste, con le vostre fotografie. E a proposito di richieste, è arrivata venerdì una richiesta, quindi volevano sentire Uomini soli dei Pooh, allora ne faccio un pezzettino così, molto in intimità, tra me e voi. Pianoforte, voce, e sarà una puntata ricca di tante belle canzoni, quindi vi invito a mettervi comodi e godervi Casa Peiretti. E adesso sposto anche un po' la seggiola. Se sposti un po' la seggiola, sto comodo anch'io. Non faceva così la canzone, ma quasi. Adesso andiamo a cantare un pezzettino di Uomini soli. Incontri dove la gente piange, va a telefonare col dopo barba che sa di piogge, la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? Smania di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei, vediamo se si può farci amare come siamo senza violentarci più con nevrosi e gelosie, che questa vita stende e chi steso torno muore oppure fa l'amore. E passiamo da una richiesta subito ad un'altra.
Alessia Chelucci. Buonasera Enrico, buonasera. Ciao. Ciao. Grazie ciao. Per essere intervenuta nel ritornello di questo brano. Ma figurati. Anche perché hai dato una spinta in più. Grazie. Buonasera amici a casa. Allora, ho già presentato sì. detto il numero di telefono. Benvenuta sì. Alessia. Grazie, ma posso chiederti una cosa? Così, in diretta? Sì. Va bene, no, vediamo un po'. No, ma è inerente alla trasmissione sì? comunque. Dimmi. È stato molto bello questo pensiero di Diana. Ah, ok. Bello il video, bravo Fabri, ma il motivo è riferito al suo compleanno piuttosto che no, 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 no. Le persone ti rubo l'asta mentre Grazie. Tu prendi la tua. Okay. Le persone quelle importanti sì. vanno ricordate al di là di una data, al di là della data della morte, della data del compleanno. Lei è stata una persona un personaggio, una persona con tanto cuore che voleva, lei aveva in mente di provare a cambiare questo mondo. Non c'è riuscita, non per voler suo. Certo. Tant'è che il primo brano, un brano di Pooh, loro non hanno mai dichiarato che fosse stato scritto, se fosse stato scritto proprio per lei. Ma se vai a leggere tra le righe, anche perché era difficile dichiararlo, no? Perché parla di una persona potente, no? Il capo del branco. Ragazzi, questa è Casa Peretti, noi si scherza, si ride, ma riusciamo anche ad andare ogni tanto a toccare dei tasti, cioè anche un po' spessi, ma mi piace così. Cambiamo tutto? Cambiamo tutto. Cambiamo genere, cambiamo tutto, ricordiamo sempre il numero di telefono che è il... Vai! 348 80 42 54. E grazie adesso... per usarlo per mandare i vostri messaggi. Mister Mandarino! Tutti a casa con noi! Sono venuto da molto lontano, nel caso eccomi qua. Io sono l'anima dell'amore che passa e sta e ne va. E porto sempre con me la voglia di sognare. Yeah.
pomeriggio me l'hai proposto, ho detto ma guarda che bel ricordo, sì, che mi sblocca la nostra Juanita, la nostra Juanita, sì, alla quale io ho deciso di? Ho deciso di dedicarti il prossimo brano. Ah, grazie. Perché tu sei a fianco, secondo me, a un bel ometto. Perché tu sei a fianco a una brava persona. Sì. Perché tu sei a fianco un po' un pirla. È normale, cioè a volte lo sono. Sì. L'80%, l'80% delle volte lo sono. Ma poi c'è quel 20% che tiro fuori anche cose carine. Sì, è quindi vero. Io mi dico, tu sei qua. Sì. Non fossi qua, non saresti con me. E mi verrebbe da chiederti, mi verrebbe da chiederti, ma cosa te ne fai di un altro uomo? Ma spiegamelo, no, mi piacerebbe sapere, cosa te ne fai? Cioè, no, tu sei qua, io sono qua, no? Sì. Sandra Raimondo, ogni tanto. Ci chiamano già Sandra Raimondo. È vero. Faremo cosa ne farei di un altro uomo? Beh, intanto tu canta, nel mentre io ci penso. Ah, ecco, devi pure pensarci. Un pensiero ce lo faccio. Vabbè, dai, 348 8040 254 per i vostri messaggi. Siamo in diretta, Gigi D'Alessio. Adesso ci pensi però, ci penso, ascolto bene il testo, poi ti rispondo. Anche a casa cantate con noi, ascoltate il testo. C'eravamo noi al mondo e più nessuno. Eri tu a riempire i vuoti in tutti i giorni miei. Ora dormo poco e non ho più fame. Come un mendicante io non ho più niente, non lo sai. A chi stai regalando tutti i sogni miei? Ciao con tanti vecchi amori.
Andiamo adesso, sì. adesso. No, adesso però la domanda sorge spontanea. Ok. Se io ho cercato un altro sembri Marzullo uomo, quando fai così sembri Marzullo, sì, che salutiamo voglio... salutiamo perché ci guarda tutte le sere. Ciao Gigi, ciao. Dimmi cosa immagini. Se io per esempio, no, adesso sono io, ho cercato un altro uomo, no? Sì, è perché quello che avevo a fianco magari mi ha lasciato. Allora, se quell'altro uomo mi ha lasciato, per forza io ne ho preso un altro a fianco. Adesso, perché quell'altro che mi ha lasciato si deve lamentare? Non poteva pensarci prima. Che palle, sì, ho capito, lasciarmi. Va bene, tutto chiaro, un giro no? strano, va bene, abbiamo capito. Salutiamo Marzullo sempre. HBBTV, cos'è la HBBTV, amici? È semplice, se volete rivedere tutti i programmi di Rete 7, compreso Casa Peretti, Buongiorno Avvocato, Buongiorno Dottore, La Messa, Il Rosario, i telegiornali, bene, fate, premete la freccia in su, quella rossa, poi... digitate ok, entrate nell'on demand di Rete 7 dove ci sono tutti i programmi che vi siete persi o semplicemente che volete rivedere. Ma come l'ho detto bene? Mamma mia. Ma come l'ho detto? Fabrizio, l'ho detto benissimo. Come hai detto bene? Rivedere. Rivedere. No, ma tutto io credo sì, proprio ma che... rivedere proprio mi ha toccato il cuore. Bene, rivedere fa rima con un'altra cosa. Però l'ho detto bene. Bravo, dai, perfetto. Lanciala, sì. Dai. Oh. Allora, mi raccomando, noi vi aspettiamo qua 3/4 minuti di pubblicità bella e interessante e noi siamo qui che vi aspettiamo. Pubblicità. Visto che ti ho dedicato un brano, sì, lo trovo molto giusto che tu adesso dedicassi un brano a me. Grazie. Grazie. Figurati, mille. Ma volentieri quello grazie. Che viene dopo. Splendido, splendente. Esatto. Grazie. Che bella questa cosa spontanea. Certo. Bella. Splendido, splendente. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, tu avrai una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Fammi il naso. Invitante, tagliente, splendido, splendente. Splendido.
detto che sto facendo il lavoro più bello del mondo. Se riusciamo a trasmettere un po' d'allegria ai nostri amici a casa, ma cosa c'è di più bello? Ok, però grazie. C'è l'altra parte che è tanto importante quanto la nostra, che è la loro, con i loro messaggi al 348 80 40 254. Non siate avari di metterci di messaggi, perché costano zero. Pensa una volta alle trasmissioni che pagavano il messaggio, esatto, che non arrivavano, adesso non sono gratuiti, niente, quindi dai, forza amici a casa, perché facciamo un altro brano bello, dai. Bobby Solo. Tocca a te. Tocca a me. Vuoi okay? farlo da solo? No, resta Bobby qua con solo, me che resto? Mi aiuti, dai. Va bene. Dai, mi aiuti un po'. Tutti a casa! Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò. Parla del mio amore, io non ho paura. Perché lo so che ormai non m'appartiene. Guarda nei miei occhi, Juanita, vedi l'oro dei capelli suoi. Dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo. Questo tocca a te. Ma se è scritto che la perderò, come nel sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara. Una domanda da farti. Oh, quando fa così, quando le donne fanno così, devo nascondermi. Mi nascondo qua dietro il pianoforte. No, non nasconderti. Mi nascondo dietro di te. Vada. Adesso non è più tanto di moda, forse, il fatto di farsi leggere. Vieni qua. Sì, non parlo con nessuno, parlo con i miei amici a casa. Certo. Non è più tanto di moda, forse, farsi leggere la mano. No, non è vero. O comunque, noi forse facciamo più le carte, quanto il pendolo. Questo. Ci credi? Ci credete a queste cose? Ma qua bisogna. Era un argomento da dire a inizio puntata, perché adesso mi arrivano 100 messaggi e il mio caro amico Fabrizio, che diventa matto. Già dal derby, poveretto, è un po' giù, lo riempiamo. Quindi io la domanda facciamo la così. A te, l'argomento di domani sarà quello. Va Andiamo bene. Un po' sulla. Tu ci sei domani? Io non ci sono. Allora vieni lo stesso, perché così parliamo un po' di queste cose. Ma un tu po ci credi? Lo lasciamo così. Lo sai benissimo che io. No, lo sai benissimo che io ci credo. Sì. Guarda, tant'è che quando abbiamo fatto una gita con Rete 7 a un lago, non mi ricordo dove, abbiamo proprio intervistata una di una mi ricordo adesso, una veggente chiromante che era lì che faceva le carte, ed è stato bello perché sono arrivato lì col microfono e la telecamera, lei mi ha guardato con un fare molto, sai, un po' sospetto, un po' intrigante, mi fa: tu lavori in TV? E vedi tu, c'ho un microfono, c'è la telecamera, c'è il cameraman, non è che ci andava Nostradamus. Si sarà emozionata, Enrico, vederti così, no? Andiamo a leggere un po' di messaggi, vai Fabrizio, vai. Colpa sua, se arrivano messaggi sul... No, scusami Fabri, era okay. Una domanda. Wow! Ieri alla festa della Toma a Condove sono passati a trovarci Anna e...
Ramazzotti che salutano Casa Peretti. Non riesco a leggere, è troppo piccolo. Regia, e mi aiuti? E noi salutiamo Ramazan, giusto? E io non riesco a leggere. Comunque, ciao ragazzi! Ciao, 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 che bello, ciao. Che belli che sono, sì, per di più. Anna, anche devo lei, dire, eh? Sì, tutti, anche lui. Beh, perché la nostra amica, straordinaria. La nostra amica è fantastica. Leggi un po' tu. Fantastica trasmissione, musica bellissima, Dani da Alessandria. Grazie tesoro bello, grazie per esserci sempre. Ciao Dani, grazie. Un saluto a Medeo e Patti 60 che sono giù a Napoli. A voi complimenti Ciro. Se riesco in queste sere facciamo un collegamento, anzi due collegamenti speciali con il nostro Amedeo Agrillo che è andato a trovare gli amici di Napoli. Ma sarebbe quindi bellissimo. Ma dovremmo riuscirci, adesso domani vediamo cosa succede. Viva lunedì sera, riparte la settimana di Casa Peretti. Che bello ritrovarvi. Giovanni d'Alessandria, ciao, ciao Giovanni. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Enrico, un saluto da Napoli, quartieri spagnoli. Se ti riesce leggi questa frase. Aspetta. Allora. Spiegami che re. Cagnun me pasta mai. Spiegami perché nessuno mi fa star male lontano da te. No, non è questa traduzione. Allora, spiegami cos'è. Non lo so. Amici a casa, mi traducete questa frase? Perché io non riesco a tradurla in italiano. Spiegami che re. Non è perché. Che re canumme fa sta mai lontana da. Spiegami cos'è che non mi fa mai star lontano da te? Potrebbe essere. Aiutatemi, amici partenopei, e non a magari, casa. Dai. Magari ci ho preso. Ma non lo so. Ma. Buon inizio di canzoni. Grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Elena. Buon grazie inizio di settimana a tutti voi. Tutti voi a casa. Guarda quanto affetto anche questa sera. Guarda che bella foto. Bravissimi, Paolo da Collegno. Molto bella la foto. Non grazie. Credo che sia Collegno. Comunque grazie Paolo. No, lì penso di no. No, non è Collegno. Cioè, regia mia. Io non sono mai andata a fare il bagno a Collegno. Salutiamo Anna e Rocco che ieri alla fiera di Condove hanno vinto il gioco Conosci Casa Peretti Mognolino, questo gioco che fa il nostro sponsor la Cabra Campa. Vanno in giro con la nostra maglietta chiedendo in giro cos'è Casa Peretti, chi indovina le regalano il formaggio. No, guarda che spettacolo. Favolosi. Grazie ragazzi, questa grazie è la pubblicità, invece di farvela noi ce la state facendo voi. Grazie di cuore, grazie. Grazie. Che belli che sono. Ciao Alessia ed Enrico, siete bellissimi tutti e due. Johnny da Torino. Ciao Johnny. Johnny le banane. Ascolta. È un po' che non te lo dico, fai attenzione, no, a Torino non puoi prendere le banane. Un giorno Johnny ti porto a conoscere Enrico da e gli porti le banane. Vai sì, adesso, vai. Bravissima e bellissima Alessia e Enrico. Buona settimana amici, ciao Sandy. Ciao Sandy, viva Sandy, ciao. Siete grandissimi, Alessia sei fantastica, Enrico sei grande, cantate canzoni dei miei tempi, gli anni 80, bravissimi, bravissima anche la regia, lo dice Maurizio da Villa d'Osso, ma sono gli anni grazie che ci piacciono, 70-80 a me mi piacciono, le canzoni adesso mi piacciono, molto meno. Ciao Enrico, ciao Alessia, tra un'altra settimana da trascorrere in vostra compagnia, certo un abbraccio dalla Family Fava, ciao, ciao Fava! Sì, ciao! Viva i Fava sempre! Buona settimana anche a voi. Enrico, quando l'hai detto se non fossi qua non saresti qua, sei approdato nella diatribe spazio-temporale della fisica quantistica. Pelle d'oca. Ho detto davvero una frase così, perché sì, io poi dal vivo fatta dico tante cose. Ho detto se non fossi qua non saresti qua. Esatto. Non è sbagliato. No, per carità. Non è sbagliato. Gente che fa degli studi. Posso salutare Esther Kairos, la mia professoressa di italiano. Bravo. Che quando sono uscito da scuola è andata in pensione, ho detto io ce l'ho fatta. No, è andata in psicanalisi, se non in pensione. Subito dopo, però ho detto ce l'ho fatta, ho promosso per i retti. Wow. Ciao Esther, siete bellissimi, sembrate due sposi, un bacio a tutti Romy e Roby, davvero? Sì, grazie Romy, ciao Roby, vada. Ciao amici di Casa Peretti, ciao Alessia e Enrico, vorrei sapere se mi potreste far sentire Ti lascerò di Anaox e Fausto. Bella, sì, dai. Grazie mille da Enrico da Collegno, aggiungo anche che siete veramente molto bravi, grazie. E tu sei veramente molto gentile e te la faremo in settimana, sì. Magari perché no venerdì. Buona serata a tutti voi amici di Casa Peretti, complimenti, siete una bellissima coppia. Saluti da Gressoney, da Piero l'Alpino. Viva, vedi che gli alpini se ne intendono. Gli alpini vedono oltre. Una marcia in più. Vedono oltre, ne hanno 10 marce in più. Ciao Enrico, ciao Alessia, bravissimo. Un saluto da Laura e Angelo da Mondovì. Ciao Laura, ciao Angelo. La regia mi scrive che ha tanti altri messaggi che però ci conserviamo per il terzo tempo. Pubblicità. Torniamo subito con un brano di Marco Masini, Ci vorrebbe il mare, bellissima, e poi abbiamo Fiore di Maggio. Oh, bellissimo anche Fiore di Maggio. E tutti i vostri messaggi, pubblicità. A dopo.
carezza i piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento, ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo amore, figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite, dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa, a contare stelle mentre il cielo si riposa. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un patto per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste, che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare sulla nostra vita, che lasciasse fuori come un fiore le tue dita, così che il tuo amore potrei cogliere e salvare. Ma per farlo ancora giuro ci vorrebbe il mare. Ci vorrebbe il mare. Questa era Ci vorrebbe il mare di Marco Masino, un brano straordinario. Vieni Alessia, perché siamo già un po' in ritardo, abbiamo ancora tanti messaggi da andare a leggere, però prima di andare a leggere tutti i messaggi andiamo ancora a cantare un brano, Fiore di Maggio, una canzone stupenda di Fabio Concato. Eccola qui. Thank you.
stetoscopio immaginario. Andiamo a leggere gli ultimi messaggi di questa serata indimenticabile in casa Peiretti. Vai Fabrizio, grazie. Andiamo. Un ricordo del luglio scorso, banane brasiliane deliziose. Complimenti ragazzi da Gisella dal Pinerolese. Viva Gisella, viva le banane, ma viva il Pinerolese, dica. A Pinerolo sono nate le banane. Non lo so, però credo che siano al contrario o sì, giusto, non lo so. Comunque, ciao Gisella, grazie. Ciao Enrico Alessia, grazie per la canzone di G. Alessio, come sempre al top, buona serata. Claudia Nichelino l'aveva proprio chiesta lei la canzone. Grazie Claudia, grazie. Grazie per la compagnia, ce lo dice Paolo. Grazie Paolo, grazie. Grazie. Cos'è che hai in testa lì? Non lo so. Hai le corna? Ma probabilmente. No, era una barca. Ah, una barca. Un pezzo di una barca, non lo so. Comunque, ciao a tutta casa Peretti, come sempre favolosi. Anche questa sera un abbraccio affettuoso da Gabriella da Grugliasco. Grazie Gabriella, grazie, grazie. Ciao, davvero, grazie, grazie mille, ciao. E chi è questo bello metto? Non lo so, è quell'altro uomo? No, è lui, no, è lui, è già lui, no, dai, no. Ciao, sono Lidia, non è Lidia, da Cantora. Volevo dedicare al mio unico e magnifico uomo Fabio, meravigliosa creatura di Gianna Nannini. Grazie mille, siete mitici, grazie. Grazie la facciamo Lidia in settimana, promesso, con tanto di dedica. Viva Lidia, viva Fabio, ciao ragazzi. Ciao grandi amici miei, per me è un brano stupendo che si titola Complete dei Incomplete, scusami, sì, dei Duran Duran. Mi fate felice anche se dovessi attendere tutta la settimana. Enrico, se sabato 21 sei a Novara, sì, dove e a che ora? Scusami per la curiosità. Il sempre più vostro sostenitore Miki di Novara. Ciao Anita, scusami, mi sono un po' persa. Ho visto, siamo insieme il 21 a Novara, ne parleremo in settimana, perché okay, se ve lo dico troppo presto poi lo dimenticate. Comunque giusto, farò da giuria, da capo giuria in un concorso canoro, nella finale di un grande concorso canoro. Ringraziamo innanzitutto il nostro amico Michele. Ciao Michele. Ciao Miki, il nostro tenore che sarà qui anche lui tra qualche settimana, quindi però ve lo dico bene in settimana. Ciao, mi salutate Tortorella, Samantha da Nichelino e vorrei dedicare un brano di Marco Masini, Ci vorrebbe il mare. Perfetto. Più di così, più di così. Credo di averla fatta bene, cioè meglio che potevo. Bravo. Grande Enrico, grazie per quest'ora di spensierata vicino a te. Non hai la zingara, ma la fatina Alessia. Un abbraccio grandissimo, Svaldo da Venaria Reale. E grazie, ci mancherebbe, Svaldo. Ci mancherebbe. Guarda, sì, guarda che roba, guarda che roba. Bravi, passo un momento bello con voi, Fausto Crevadossola. Ciao Fausto, salutiamo anche tutti gli amici di Crevadossola. Crevola Dossola. Ciao. Dove l'è Crevola? Fausto, ci dici dov'è Crevola Dossa? Perché adesso sono curioso, vado a vedere su mappe, tu leggi. Tu. Oh, yeah. Ciao bell'uomo, oggi ho fatto un intervento agli occhi, ma sono anche stasera qui a guardarvi. Ciao Alessia Giuse da Novara. Ciao, spero che sia andato bene, facci sapere, ma sicuramente sarà così. Vabbè, però potevate salutare Samantha Tortorella, visto che l'ho dedicata a lei. Io bravo. Bene, sono contento, non ho capito. Comunque, ciao Samantha, messaggi complicati. Già se vuoi diretta, arrivo anche ai messaggi difficili. Io sto cercando Crevola Dossola, ma non lo trovo. Ok, fantastica serata, siete due grandissimi amici e conduttori. Un speciale saluto da Betta e Tino. Grazie ragazzi, ciao ciao ciao. Indicazioni, adesso cerco anche le indicazioni. Questa sera c'è una pizzeria, andiamo a mangiare lì, vai. Va bene, facciamo così. Mappe, ma ciao Enrico, ciao Alessia, buon inizio settimana. Siete unici con la vostra voce e stasera una bella spaghettata con i pesci e i biscotti. Biscotti. Un abbraccio Valentina dalla provincia di Genova. Ciao Valentina, grazie. Ciao, salutiamo anche tutta la provincia di Genova. Eccola che ci sta ascoltando. Vabbè. Buon appetito. Io sono a dieta. Ma non è vero. Io sono a dieta. No, tu dici che sei a dieta. Tutti i lunedì io inizio la dieta che puntualmente al martedì finisce. Esatto. Poi è polpette. Ho fame. No, ma sono biscotti, che polpette? Io biscotti, ti seguo, esatto. Sono biscotti. Io provincia di Verbano, Cusio, però non niente, ho il cellulare che non prende. Chiedo scusa. Comunque tanti saluti, grazie, dite in giro cose casa Peretti. Quanto manca regia? Quanto manca? Vediamo un po', apriamo la chat con la regia. Chat ne abbiamo ben due oggi. Ok, vediamo un po'.
manca un minuto e quindi non mi resta altro che ringraziare Alessia Chelucci, ringraziare il nostro regista Fabrizio questa sera, ancora complimenti per il video che, attenzione, non sono al contrario. Ciao, da Giuseppe Pinarese, non avete mai visto un casco di banane? No, non sono al contrario, ma lui l'ha detto, Giuseppe, perché lui l'ha detto. No, chiedo venia, non ho mai visto, forse nella mia vita non ho mai visto un casco di banane. Comunque sono di Pinerolo queste banane. Non so di Pinerolo. Non so di Pinerolo, però era bello da vedere. Bellissimo. Grazie Alessia Chelucci, grazie Fabrizio, grazie Giuliano Falco, grazie a ognuno di voi. Dite in giro cose capo casa Peretti se volete rivedere questa puntata alle 21.30 sul canale 83 Video Nord, questa sera alle 4:15 su Rete 7 e da domani cercate il nostro profilo Facebook e Instagram, su YouTube potete rivedere questa puntata. Ciao a tutti e tante altre. Ciao, grazie, ciao. Enrico Peiretti e le sue banane. Ma non l'ho mai visto un casco di banane, scusa.